Ciao a tutti, bentornati nel canale. Allora, supponiamo che dovete firmare e compilare un PDF, però per fare questa cosa dovreste stamparlo, compilarlo a mano, fare una foto, trasformarlo in PDF e ritenere il PDF. Una grandissima rottura di maroni. Invece si può fare con l'applicazione Adobe File and Sign, che ho già installato alla Play Store, la vedete qui. Non fate altro che installare l'applicazione e aprirla. Dopodiché non serve neanche accedere e andate a aprire, cliccare il PDF che volete compilare, in questo caso, nel mio caso, modulo di una banca, e vedete che lo dovete compilare. Allora, là in alto, ad esempio, devo mettere nome e cognome intestatario del conto. Vedete che nella parte in alto dello schermo c'è una fara a forma di penna. Questa roba a forma di penna stilografica serve per poter digitare i campi. Allora, schiacciamo crea firma. Col dito scrivo, se avete un pennino meglio, ma va bene anche col dito, insomma. Ok, io ho fatto schifo, adesso riprovo. Ok, adesso che avete generato questa firma, dai cinesi con un euro vi prendete un pennino, la toccate e appare qui. Potete ingrandirla o rimpicciolirla a necessità, quindi io la rimpicciolisco qua, toccate in giro e avete inserito il vostro campo. Fate la stessa cosa su tutti i campi che dovete fare. È ovvio che se sono 3000 campi fate prima a stamparlo e a scriverlo a mano, ma se sono pochi campi e non avete la stampante potete fare così, è veramente molto comodo. Una volta fatto questa cosa, cliccate il pulsante condividi in alto a destra e scegliete l'applicazione col quale volete condividere il PDF. Dall'altra parte vi arriva un PDF che sembra scritto con la penna nera, non possono capire che sia stato compilato in questa maniera, e quindi è veramente molto comodo. Se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, attivate le campanelline, lasciatemi nei commenti se avete trovato modalità più comode ancora, e ci sentiamo al prossimo video con altri interessanti, spero utili, suggerimenti. Ciao a tutti.